traumatizzare da questa cosa. Anche in famiglia mio marito mi dice: smettila di andare in giro, la gente non ti darà ascolto. Quello che è successo a Gesù succederà anche a te. Vedi qui a Manduria, quasi passati 20 anni, e tu ti illudi ancora di essere, di servire a qualche cosa. E così, soprattutto in questo inizio di anno, il demonio ha lavorato tanto, perché quando una persona è provata fisicamente non ha la forza fisica di reagire. Allora io a mio marito ho voluto rispondere questo: lui che è un'anima di preghiera, ma che non può fare a meno di guardare negli occhi i pellegrini e tanti che nel corso del tempo di cristiano hanno lasciato poco dentro di loro e che vanno sempre in cerca di essere sostenuti da qualcosa, da qualche cosa che capita per caso, figlio del cinismo dei nostri giorni. E se vogliamo, umanamente lui ha ragione, se non ha ragione. Sono passati 20 anni dall'apparizione di Manduria, quasi 20 anni. La Madonna ancora è là a spronarci, a dirci: avanti, avanti. E risponde con mio marito così: io voglio cominciare dal terremoto dell'Aquila. Perché vedi, marito mio, noi siamo in casa con la Madonna, per te è normale, normale sentire, capire, tu sei tutto in anteprima, quelle cose che vuoi sapere. Ma dall'altra parte c'è tanta gente che non sa e che non può immaginare che cosa vuol dire non convertirsi oggi. Io voglio partire dal terremoto dell'Aquila, che non è l'ultimo, ed era stato ampiamente annunciato. Non è l'ultimo, come non è l'ultimo momento della nostra crisi, anzi, ci aspetta una risalita, ma di quelle da eroi, beato chi ce la fa. Se però ci abbiamo questa gioia di stare con la Madonna, questa risalita è possibile. Però come quando un moscerino guarda davanti un peso enorme da portare, cioè hai voglia di dire con fantasia: ah, sollevalo, non ce la fai. E così sta l'Italia. Tutti questi anni sono stati spesi con la Madonna a portare il suo messaggio di riparazione, ma è vero, pochi hanno ascoltato, però quei pochi abbiamo visto fare miracoli dentro la loro casa, abbiamo visto cose inimmaginabili. Questa apparizione non è stata mai pubblicizzata da emittenti radio, eppure è stata diffusa nelle lingue più importanti. Il mese prossimo verranno dalla Spagna per preparare un giro, forse anche lì, tra la gente o forse tra le carceri, perché non ci rimane che andare dai figli di Dio che hanno voglia di ascoltare. Vedete, quando arriva un terremoto, anche se per misericordia di Dio sto terremoto è durato più di una settimana, se veramente il Signore avesse voluto dare un segno tremendo della sua giustizia, ce ne sarebbero stati molti di più morti. Invece, per grazia di Dio, Lui ha avvertito, la terra ha avvertito: vattene, allontanati dalla tua città, perché la tua è una città perversa. E ne sono rimasti solo 300 sotto, ahimè, giovani, bambini, tanti giovani.
Vedete, amici miei, al di là del fatto che questo terremoto interroga tante cose, io credo che dopo le lacrime di Civitavecchia Dio stia parlando anche attraverso l'Aquila, che è l'esatto opposto di Roma. Siamo dall'altra parte, perfetta. Ma non è che il Signore ce l'ha con Roma per caso, no? Con la Roma del potere, con la Roma che decide tutte le cose che gli altri devono fare. Per ora quelle bare sono servite, purtroppo ci vuole sempre qualcuno che paga per un'altra persona. Ce lo insegna Gesù e ce l'ha insegnato quest'anno, che a fare il Venerdì Santo sono state le creature in diretta. Quest'anno il Venerdì Santo ha un significato speciale e non vogliamo capire, non vogliamo capire che la terra è venuta in aiuto alla Signora. Non vogliamo capire che la nostra cattiva vita si ripercuote sulle generazioni. E la Madonna ha detto: il mio cuore immacolato non può trionfare in questo fango. O vi convertite, o sarà il mondo a dare i frutti di quello che deve. Non ci crediamo, vabbè, continuiamo a contare i morti. Quanti funerali ancora dobbiamo vedere? Quante storie ancora ci occorrono perché il nostro cuore duro cominci a capire che quelle lacrime della Madonna non erano lacrime di cronaca. Noi ci siamo abituati, fratelli, a mandare questi fatti in televisione, che è l'altro lurido aspetto di queste apparizioni moderne della Madonna. Una volta c'era quel santo timore, e anche nell'investigazione si guardava queste cose con quel santo rispetto, che era anche di onestà intellettuale di chi non crede. Ma oggi no, siamo scannatori perfetti. Beh, allora ci meritiamo quello che ci sta accadendo. E la Vergine dell'Eucaristia, dopo 20 anni, ha detto che uno dei segreti che appartiene ai segreti di Manduria e che saranno svelati non tanto tardi sarà anche il mutamento di molte zone della nostra Italia e della nostra Europa. Andremo in deposito e non li riconosceremo perché avranno cambiato la loro forma. Non ci crediamo all'acqua che entra perché non crediamo più alla grazia, al peccato. E allora dice il Signore, iniziando con queste lacrime: se non crederete voi, se starete voi in silenzio davanti alla testimonianza di Cristo, parleranno le pietre. Così inizia anche la storia di Manduria, le pietre che parlano, una statua che emette lacrime di sangue. Non è un fatto, è un tumore. Mette il mondo in avanguardia la mamma, perché lei è madre. E quando ha iniziato non a denunciare, a sottolineare i mali che nella Chiesa e nel popolo stanno facendo voltare lo sguardo di Dio altrove, non è servito per seguitarla. Ah no, perché anche se costruiamo i sepolcri ai profeti, non serve a niente. Anche se diciamo tacete voi e lasciamo parlare, chi deve parlare oggi? Berlusconi? La politica? Quelli che già ci hanno rubato tutto? Quelli che stanno ai giochetti di questo povero mondo disgraziato? Ah, se fosse più intelligente il nostro popolo, non starebbe combinato così. Se fosse stato meno stolto a scegliere Gesù anziché tante altre cose, oggi la nostra vita sarebbe diversa. Ma la Madonna l'ha detto: molto mondo non ha
accoglierà il mio messaggio. Questa è la vera sofferenza che ci portiamo dentro. Non accetteranno. Perciò noi ci siamo già, io parlo di me, io mi sono già preparata a chiudere gli occhi a tante persone che vanno rispettate, perché non vogliono, e Dio non può fare niente alla persona che non vuole. Quanti preti non vogliono convertirsi, a differenza però che loro pagano 2 volte, 10 volte. Come tanto è grande la corona della loro gloria, si assomigliano all'agnello. È dura, cari fratelli, per chi segue la via di Gesù come prete, come cristiano, come laico. E mai come in questi nostri giorni, la Madonna che aveva iniziato le sue apparizioni da Lourdes da Lourdes-Ubac, fino ai tempi più terribili della storia dell'Europa francese, italiana, Fatima, la grande tragedia di tutta la rivoluzione russa. La Madonna è preoccupata, perché vede che questa evoluzione del mondo purtroppo va a causa delle nostre scelte sbagliate. Alla fine tutti renderemo conto a Dio, tutti quanti, anche quelli che dovevano testimoniare la fede, tutti quanti. Guardate, quando crolla un terremoto, ma crolla in testa più che da sotto, e non parliamo di terremoto solo di pietre, che denota anche come l'Italia è fatta di mascalzoni. Questa è la nostra Italia, la vergogna dell'Europa. Tutta l'Italia è costruita così, sui materiali rubati, sui soldi che non sono mai stati dati ai poveri, sui soldi che si sono mangiati i prepotenti. E la Madonna, venendo apparendo al sud, lo ha denunciato in maniera così forte che a noi è costata la vita sociale, il nome. Dovunque andiamo noi non siamo più niente, ma non è quello il problema. Non siamo nati per essere qualcuno nella società, e ringraziamo Gesù perché ci ha dato una libertà che va oltre quelle delle persone che vengono chiamate come quelle che contano nella società. Ma cari amici, quando noi guardiamo quelle scene del terremoto, ditemi un po', che cosa conta davanti a quella gente? Pensate alle mamme che hanno perso i loro figli. Chi glieli restituisce? Berlusconi? L'Aquila Town? Chi gliele dà quelle persone che hanno perduto? Perché la cosa brutta di tutta questa storia che viene davanti e che non vogliamo ascoltare, che tragicamente sono sempre gli innocenti che pagano, i mascalzoni e i miserabili che rimangono in vita. Giustamente gli psicologi dicono, quelli che rimangono in vita hanno un senso di coscienza, perché il fatto di avere resistito, ma certo, ma il senso di coscienza resta, perché c'è un grande interrogativo anche. Vedete l'Italia ipocrita, quell'altro denunciato il giorno dopo perché aveva avvertito e gli hanno mandato l'avviso di garanzia a casa. Perché guai ad avvertire la gente, non si deve avvertire. In Italia la parola d'ordine, questa nazione così democratica, ma lo vedrete come dalla democrazia passeremo alla totale dittatura. Quando? Quando persino il Santo Padre gli sarà intimato, adesso con le parole, dopo lo faranno con la forza, che si deve stare zitto perché ha rotto le scatole. Perché ha rotto le scatole con la sua morale, ha rotto le scatole col suo richiamare, redarguire non solo il mondo, anche i preti, i suoi preti. Il Santo Padre, che è mandato dal Signore, come la Madonna ci dice, ha un bel disegno se glielo fanno fare tutto. Innanzitutto i nuovi sacerdoti saranno formati in una maniera diversa, e di questo dobbiamo rallegrarci. Intanto capiremo, dice Benedetto XVI, perché si vogliono fare preti.
cominciamo a capire, ma non è perché sei un disgraziato, non hai altro da fare, o sei cacciato dalla società e vuoi farti prete, perché se fosse così tu saresti una disgrazia. Allora costituirà una commissione formativa per capire, per aiutare, perché la vocazione, quando è vera, non solo deve essere aiutata, ma deve essere sostenuta, perché è un grande dono di Dio. Di contro, il Santo Padre ha in mente una grande restaurazione. Voi sapete che quando c'è un cancro è difficile dire alla persona che è ammalata: tu puoi vivere. Però dobbiamo tentare, dobbiamo avere fiducia, perché già adesso, lo abbiamo detto tante volte, già tardi, è tanto tardi. Anche le voci più forti, quelle che parlavano, non ce la fanno più. Anche io non ce la faccio più. Perché? Non perché c'è una voce contraria che grida crocifisse, a morte, vogliamo libero Barabba. Quello il mondo l'ha già detto tante volte e lo continua a dire. Ma sappiatelo, fratelli, che questo trionfo della Madonna è talmente alle porte che non potete immaginare. Che la prova del terremoto dell'Aquila è solo una prova generale. Dice, tutti eravamo pronti. All'Aquila tutti lo sapevano, perché è una terra di terremoti. Però nessuno è stato così bravo da superare anche l'ultima prova, perché davanti a Dio non dobbiamo essere certi, se non siamo veramente operai della grazia, di salvare la testa e di salvare lo spirito. E la Vergine dell'Eucaristia ha detto, quanti anni fa? 16, 17, ho perso il conto. Vengo nel cuore del Mediterraneo a salvare l'Italia da una grande catastrofe. Quanti hanno il riso, ma voi non avete un'idea di quante catastrofi aspettano l'Italia. Qualcuno dice, i terremoti si possono prevedere. Loro no, ma la Madonna sì. E quel che è bello, che non parliamo del terremoto dell'Aquila per speculare su questo discorso. Anzi, io ve l'annuncio, quello è stata una carezza. Perché adesso cominciamo a ballare con l'acqua. L'Italia, lo stivale. Vediamo se gli scienziati ci dicono quello che invece la Madonna prevede. Per la loro cattiva fede, per l'irriverenza di tanti, si vedranno l'Italia ridotta a metà. Ci vedremo le regioni invase di acqua e di acqua sporca, salata, dove non sarà possibile più coltivare. Ma noi non vogliamo ascoltare, non ci rendiamo conto della tragedia, delle cose che Dio non le vuole per noi, se no non avrebbe suscitato noi in tutti questi anni. A me non importa degli altri, io testimonio quello che la Madonna mi ha detto nella mia povera vita, e finché vivo non so quanto, oramai sento che la mia salute va perdendosi. Fino a quel momento io devo dire quello che so, e quello che so è di un'Italia che non si vuole convertire. Dio la farà cuocere come la zucchina nella sua acqua. Noi vogliamo questo per i nostri figli? Registratele queste cose, che dopo la mia morte se lo ricordino. Questi giovani che vengono dopo, veramente li volete, li vogliamo condannare così? Ma noi non capiamo cosa vuol dire, dopo 50 anni dell'Italia consacrata alla Madonna di Siracusa, che nessun sacerdote più ce lo ricorda, perché molti, pur combattendo, sono stanchi di aver fatto le battaglie da soli. Perché mentre hanno alzato la voce a favore del popolo, il popolo secondo le mode e secondo i loro capricci momentanei gli sono stati vicino più o meno, ma non la vediamo la Chiesa come sta.
O abbiamo bisogno delle lenti di ingrandimento? Una cosa buona ha detto Berlusconi quando è successo questo macello. Statevi a casa vostra, gli italiani hanno la loro dignità. Noi mandiamo italiani dappertutto a salvare gli altri. Lasciateci essere almeno generosi e solidali con il nostro popolo. Una cosa buona che sa di dignità in Italia. Ora vedremo cosa si farà per gli sfollati. Perché diceva un santo della mia terra, Monsignor Tonino Bello, ma di che pace stiamo parlando? Cioè, voglio vedere i documenti degli economisti che scrivono e dicono, da oggi cambiamo storia, ma di che pace parliamo? Se il 30%, ce lo dobbiamo dividere in 80% di popolazione e il resto in poche persone che mangiano, di che pace parliamo? Di che religione? Finché non c'è l'equità della giustizia, non ci sarà questo trionfo della Madonna. La Madonna non può venire in questo schifo. I nostri figli non possono continuare avanti così e lo Spirito Santo mostrerà in tutto questo tempo i segni della sua signoria. Non è in vano il sacrificio del caro Giovanni Paolo II, lui si dovrà fare attore. Vieni via che ti faccio venire in un teatro dalla cui storia ancora non siamo usciti. E ancora Benedetto XVI che continuerà questa tragedia, anche lui sarà martirizzato, non vi credete che stare in Vaticano bisogna avere un cuore grande così per non dire il resto? Che stare accanto a Gesù vuol dire portare una croce pesante, infatti molti dicono come mai è così gonfio? Come mai? Come mai? Perché vivere nella contraddizione della casa di Dio e poi invece vedere il demonio che comanda dappertutto, questa è una cosa che ti fa male, ti fa soffrire. Allora vedete amici, nessuno può fare più niente, neppure noi con la nostra fede. Dove sono andati a finire i grandi gruppi del rosario? In questi giorni ci sono quelli dei focolari della Vergine dell'Eucaristia che all'Aquila, una città, io un po' un senso di coscienza, l'ultima volta che sono stata all'Aquila disse: io non torno più qua, siete freddi, siete vuoti, io non ci vengo più. E un po' mi dispiace perché poi dopo c'è stato il terremoto, poco dopo, e mi sembra quasi di aver detto una cosa che forse gli ha feriti. Bene, quella gente sta andando nei campi a dire: uè, oggi che non ci avete niente da fare, no? A meno che non ti gratti la pancia tutto il giorno e chiacchieri da una tenda un'altra, facciamo un po' una crociata del rosario. Ma sapete cosa è accaduto? Che sono state inviate 3 psicologhe a queste donne perché, poverette, sono state sconvolte dal terremoto. Perché dire il rosario dopo tutto quello che è successo è sconvolgimento della mente. Questa è la nostra mentalità. Ancora non abbiamo sepolti i morti, ancora ci avete fiato da parlare. Aveva ragione Mosè, che salendo sulla montagna non fece in tempo di girare le spalle e si lamentavano sempre, sempre, sempre. Tu ci hai portati via dall'Egitto, eravamo in schiavitù, ma mangiavamo, bevevamo, non ci mancava niente, e lo maledicevano per averli liberati. E manco il tempo di salire sulla montagna che si hanno fabbricato il vitello. Così siamo noi, perché è la radice del male che continua a fomentare la tentazione del non credere. Satana è sempre dietro le nostre orecchie, ma lavora col nostro stato di non grazia. Perché vedete, come quando a Međugorje la Madonna disse: se pregherete la guerra passerà. E la Madonna aveva detto: io sono qui come regina per portarvi la pace, la guerra è venuta. E allora non ti cuoci con la guerra, non ti cuoci con il terremoto. Allora vediamo chi è il Signore, perché c'è scritto: tutto quello che accade sulla terra
è comunque permesso dalla potenza di Dio. San Paolo, ancora sotto la tomba, se potesse gridarlo, lo farebbe. San Paolo dice: io tutto faccio per il Vangelo. E oggi, cari fratelli, lui viene attraverso quelli che non si contentano di dire le cose che sentono in televisione. Ma non ci rendiamo conto quante assurdità ci vediamo. Tutto quello che la Madonna ha detto con i suoi messaggi nel corso di questi anni, Manduria compresa, sono l'effetto mirabile della misericordia di Dio, che ci dice: fino alla fine sono pronto a salvare con la mia misericordia, quando gli squarciano il cuore tutti i Longino e le Maddalene, le prostitute di tutti i tempi. Questa barca di Pietro in realtà è una semplice nave che Gesù ha voluto non solo per i cristiani, ma per tutti quelli che dicono: Signore mio, Dio mio, povera noi senza Dio. Io ce l'ho avuto un padre comunista, povero disgraziato, tutta la vita avanti, architetto, poi si è presa la laurea in filosofia, un disperato, vive come un disperato. Che cosa ti servono quelle idee? A cosa ti servono? Hai sacrificato la tua famiglia per le tue idee. E noi che non siamo capaci di sacrificare qualcosa per il cuore immacolato di Maria? Dobbiamo parlare forte se vogliamo la salvezza. Non vi dovete vergognare e non dovete neppure lasciar passare tanto tempo, perché il demonio è furbo, la Madonna l'ha detto. Quello gioca sul tempo. Ogni secondo che noi gli regaliamo, quello se l'è già fregato un altro. Ogni sacerdote che si dimette dal gridare, diceva Don Tonino Bello, quando prima di fare la marcia aveva già il tumore che lo stava consumando tutto, diceva: no Signore. E scrisse una poesia che fece pubblicare a Molfetta: mandaci profeti scomodi, mandaci persone che non ci facciano dormire la notte. Signore, vogliamo la chiesa del grembiule, la chiesa che si alza e dice: io sono nato, sono venuto per servir Cristo, non per godere dei beni che Cristo a livello temporale ci ha lasciato. Questa chiesa sarà purificata tutta. Il danno, il problema è che Satana ha talmente agito in questo tempo che non ci rendiamo più conto perché fino alla fine debbano essere sedotti anche le persone più oneste intellettualmente e spiritualmente. È una lotta all'ultima spina, all'ultimo sangue. Solo quelli che non che sono eletti, come dicono i testimoni di Geova, ma quelli che si sono preparati col sacrificio, con l'offerta della malattia, con tante cose, solo quelli avranno in mano il segreto del cuore immacolato di Maria. Quelli che davanti alle situazioni della vita non si scompongono, ma dicono: Signore, tu sei risorto? In che Dio crediamo noi? Noi non crediamo nel Signore. Lo dicevo anche il 23, che è il giorno in cui ricorre l'apparizione, c'è la preghiera comunitaria. Non ci crediamo in Gesù noi. Perché stiamo dicendo oggi, dopo alcuni giorni dalla Pasqua, la risurrezione di Gesù, è che stiamo raccontando. Stiamo raccontando un fatto che è di oggi. Gesù sta qua con noi. Io lo so, voi vorrete dire, sicuramente vorreste dire: faccelo vedere. Sì, io ve lo vorrei far vedere se lui mi desse questa forza. Perché è lo stesso Spirito suo che mi ha mandato qua in mezzo a voi. Sì, io ve lo farei vedere. Se lui mi dicesse questa sera: dai la tua vita e lasciala qua. In cambio, sì Signore, io lo faccio. Lo faccio perché conoscere Gesù vuol dire inebriarsi della sua vita divina. E Satana questo non vuole. E noi non dobbiamo permettercelo, quel mascalzone ladro che non è altro. Continua
a illudere giovani, spose, uomini, che tutto quello che stiamo vivendo è tutto sbagliato, che ci troviamo nel punto sbagliato, è la confusione totale. Ma vi dite da che punto ripartiamo? Diciamo, il popolo italiano ha la speranza, sì, e da dove cominciamo? Cristo, la Madonna, le apparizioni, per carità. La Chiesa, d'altra parte, i preti, per carità. Allora, se tutto è in discussione, da dove cominciamo? Scusate. Quando io andavo al liceo, i professori mi dicevano: ragazzi, c'è un punto zero da cui si comincia a contare. Questo è il problema. Il punto zero l'abbiamo perduto. E allora diciamolo, è la nave. Sì, chi caccia, caccia, gli altri si buttino a mare. È per questo che la Madonna è venuta, perché ci sono tante piccole navi con i suoi focolari di preghiera entro cui possiamo entrare tutti, perché le navi della Madonna non sono come le città promesse da Berlusconi e dei potenti, sono una realtà spirituale. E non è detto che per forza è la pelle che dobbiamo salvare. La Madonna è venuta in realtà a portare una battaglia, Manduria ce l'ha fatto capire tante volte. Figli miei, voi vedete quante persone io guarisco, ma voi dovete capire, cari figli, che il vostro corpo è di passaggio. Anche il terremoto non lascia, vedete, Dio l'ha usato, perché poi quelle creature se ne vanno dal Signore, mentre quelli stanno ancora piangendo. In cielo gli angeli li stanno salutando nella gioia di un canto, di una festa incredibile. Noi stiamo piangendo quelli che li stiamo sotterrando, ma loro sicuramente con quel martirio, quella sofferenza, magari quanti hanno gridato per tante ore aiuto, non sono stati ascoltati, quindi sono morti anche. Pensiamo, no? Tutto quel momento di terribile, però che è una purificazione che Dio ha permesso. Allora vedete, anche quelle cose il Dio della storia le sta usando, ma perché dobbiamo continuare così? Io lo so che tutte le volte che proviamo a raccontare delle apparizioni della Madonna, a noi ci piacciono più i contorni esterni, ma non è più tempo di raccontarci le storie. Quelle le lasciamo ai libri e ve le facciamo meditare. Ma oramai, vedete, Gesù oggi, quest'anno, ha già introdotto il 2009. E l'avevamo già annunciato, guardate che non sarà una passeggiata fino al 2012. Guardate che quando la Madonna ha detto 2/3 dell'umanità non si salverà, la conversione è importante. Perché anche morire bene è una cosa santa. Madre Teresa di Calcutta, ogni volta che la invitavano, diceva: ma voi mi fate venire qua, io c'ho da fare, belli miei. Voi mi invitate in queste cene, in queste cose, io c'ho da fare, mentre voi parlate e fate questi menù da cifre esorbitanti, io ci vado in ospedale con questi soldi. La praticità della santità. E Madre Teresa spesso veniva interrogata e gli dicevano: madre, ma in questo esercito di gente che nasce, muore, come lei si sente? Disse lei: guardi, Signore, che anche morire bene è una cosa di Dio. Vedete la dignità del Signore, persino la nostra morte è importante per Lui. Perché con la parola Gesù tutto ha importanza, la vita e la morte. Invece con la parola degli uomini non ha più senso niente, lo svilimento totale. Allora, cari amici, io non lo so se anche questa sera vale la pena raccontare tutta la storiella dell'apparizione. Là ci stanno i libri, ce ne sono tutte le lingue. Forse vale la pena piuttosto concentrarci e soffermarci su quel tempo che ci è rimasto e ci è dato, perché quando uno sta in guerra, io non credo che pensi ad altro che a trovare pane, acqua e a salvarsi dagli spari. Allora, cari amici,
dobbiamo comprendere che sono tempi veramente forti. Io l'ho detto tante volte, guardate che sarete i crocerossini del mondo, la Madonna vi invierà con l'olio benedetto dappertutto. E certi ridevano, certi scherzavano. No, quando io l'ho detto volevo dire praticamente sarà così. Vedete amici, di contro sappiamo che neppure queste terribili circostanze possono piegare il cuore che non accetta Dio. Lo sappiamo. Chi non vuole Gesù lo condanna. Pilato si era reso conto che questo non aveva fatto niente. Eppure Pilato era uno scannatore di classe, uno che aveva la lama pronta. Quando vedeva che intorno a lui c'era puzza di sedizione, li scannava tra capo e collo. Ma quando incontra Gesù, quello sguardo, quello che il mondo di oggi ha bisogno di trovare, è lo stesso sguardo di Gesù che dice: per ora sono io che mi prendo i vostri delitti. Madonne, non piangete su di me, ma su quel legno, quell'altro che sarà bruciato. Ora il Signore ci sta interrogando con gli eventi che sono asserviti al messaggio della Vergine dell'Eucaristia. Stanno servendo la causa della Madonna, perché è l'ultima delle sue apparizioni. Hanno finito i giornalisti di ridicolizzare le storie della Madonna, poi ci saranno anche quelli bravi, per carità. Hanno finito di portarsela in televisione, di passare alla rassegna e di guadagnare sopra quelle cose. Perché la Madonna ha detto: io mi ritiro dal mondo, ma soltanto perché il mondo possa scegliere. Gesù sta dando tante possibilità all'umanità. È ovvio, cari fratelli, che come tanti segreti della Madonna noi lo sappiamo. Lo disse a Fatima: io vi richiamo contro il pericolo del comunismo, ma non è stata ascoltata. E così dalla Mosca fino a Cuba hanno portato la strage di tante famiglie, etnie distrutte, popolazioni, fino a spargere il loro male dappertutto. Vogliamo questa politica? Io spero che il Signore mi porti via, perché mi sono stancato. Io non voglio un mondo così. La Madonna, forse che nelle apparizioni ogni volta mi fa pregustare questo paradiso, allora è una tortura psicologica di vedere il paradiso, la perfezione, l'equilibrio, l'obbedienza degli angeli, tutti che servono un'unica causa, tutti insieme santi. In paradiso c'è, non posso neppure spiegarvelo cosa, ma certamente c'è un incrocio di grazia, angeli santi di tutte le epoche che stanno lì, vanno, vengono, sopra, sotto, tutti sono lì per aiutare questo trionfo della Madonna. Don Bosco, Francesco d'Assisi, Caterina, tutti quelli che noi abbiamo solo sentito parlare, loro invece sono nel mondo, stanno tutti lavorando. Anche perché Dio ha chiamato loro come quasi spirito guida di tanti nuovi santi che devono venire. E quindi loro sono vicino alle culle di questi nuovi bambini che nasceranno e li vogliono istruire per appunto farli uscire da questo momento di storia drammatico. Vedete amici, quanta forza avremo noi per uscire da questo tempo così forte, così pieno di seduzioni, situazioni. La Madonna ha detto, quando andammo all'Aquila: aprite le porte al Santissimo Sacramento. C'è stato verso da aprire una chiesa per fare l'adorazione perpetua. Chi faceva il catechismo, chi faceva la palestra, chi faceva questo, chi faceva quello. Adesso stiamo chiedendo: fatelo nelle tende. Almeno adesso, no? Non perché c'è il pericolo della depressione. Come? Con Cristo? È più depresso di quello che non tenete più. Che ci avete da perdere tanto? Ci avete più niente.
niente da perdere. Dove sono i vostri ori, i vostri argenti, sepolti là sotto? Allora, vedete cari fratelli, con Gesù anche questi momenti potrebbero essere salvati, ma il dramma è che c'è sempre chi sceglie per gli altri. Adesso come sarebbe bello, per esempio, mettere una grande tenda e fare l'adorazione perpetua, giorno e notte, a turno, nei campi, ci sono dalle 5 alle 8.000 persone, hai voglia persone che vegliano? Il vescovo ha detto, per ora no. Va bene. Tanto con le scosse non si sono fermate. Vediamo. Diceva mia nonna, figlia mia, quando ero piccola che ero un po' mascalzona, mi diceva, ti cuocerai nell'acqua tua stessa, perché il nostro Signore è buono, ci ama. Ma non è perché noi dobbiamo identificare i terremoti o le cose brutte con Dio. No, perché realmente il Signore vuole strapparci alla peggiore delle identità, cioè quella di andarcene tutti all'inferno. Perché questo problema ormai è planetario. Cioè il mondo veramente sta rischiando non solo l'autodistruzione, ma di scomparire come storia. Diceva prima il nostro amico Paolo, cioè il problema è molto più serio di quello che ancora non abbiamo capito, anche la Chiesa se ne sta cominciando a rendere conto, non sono più le storie di ieri, quando dopo la guerra uscivamo con i nostri concetti filosofici, i cristiani sono diventati quattro gatti, e non è neppure un problema di cristiani, è un problema. Di cose che cambiano completamente. E la Madonna, giustamente, essendo la padrona, l'accompagnatrice di questa grande economia della salvezza, perché Dio ha detto da oggi tu sei la signora, e la signora in una casa è la padrona, si preoccupa di tutto questo bagaglio che Gesù gli ha lasciato e che è costato a Gesù tanto sangue, tanto dolore, a lui e a tanti santi. Ma noi veramente vogliamo far vincere il demonio? Ma non ci pensiamo manco, ma non lo diciamo neppure. Guai a noi se ci passasse per un solo secondo nella mente che perché siamo tanto stanchi e tanto provati, in fondo tutto va in malora, una cosa in più, una cosa in meno, tutto così deve continuare. Mai questa tentazione, carissimi, perché se San Paolo fosse in mezzo a noi ci direbbe ogni epoca ha la sua secolarizzazione, e questa più di tutte, guai per noi. Perché Satana, che non conosce chi siamo e non sa neppure il nostro nome, è pronto lì a sbranare del tutto quel poco che è rimasto. Io lo so, anziché star qui dovremmo stare in una bella chiesa a dirci queste cose. E magari al termine di queste cose fare una bella adorazione con una santa messa, una bella confessione al lavabo universale, ciascuno nei propri confessionali. Oggi questo non ci è dato di farlo, però se avete orecchie da intendere capite, se volete vi potete salvare, salvate le vostre famiglie. Il demonio non sta aspettando il permesso del vescovo per venirvi a rubare i vostri figli in casa, ve li ruba comunque. Il demonio non sta aspettando che voi gli diate il consenso di fare quello. Noi ci crediamo padroni della nostra casa, della nostra vita. In meno di un colpo siamo spodestati da casa nostra. E dentro casa siamo reputati come dei nemici. Ed è un fatto spirituale che solo chi l'ha vissuto lo può dire. Come quando dice mi sono sposata e tutto era nella pace, poi nel corso della vita mio marito, mio figlio, quelli che vivono in questa casa si sono trasformati, io non li riconosco più. Solo chi l'ha provata questa cosa può dirla, quale situazione assurda è questa, perché quando il demonio possiede i cuori
Il gelo che esce dai tuoi cuori, nessuno lo può fermare e cambiare. Solo le lacrime della Madonna e il sangue di Gesù lo possono fare. A meno che ognuno di noi non abbia un esorcista personale da chiudere dentro casa col chiavistello a esorcizzare tutti i giorni tutto quello che purtroppo resta attaccato alla materia. Oggi Satana agisce nella maniera più scatenata perché i mezzi sono più facilitati. Una cosa che mi ha veramente toccato l'anima è in questo terremoto, mentre facevano le riprese, come si vedevano i muri rimasti in piedi, le immagini sante attaccate. È un mio pensiero, molto personale, però io sono rimasta colpita. Sono venute i palazzi, quei quadri sono rimasti appesi, però anche le chiese sono venute giù, perché quando non serviamo perfettamente la causa di Dio, muore Sansone con tutti i filistei. È una cosa che colpisce profondamente, come se si ha la forza spirituale si ricostruisce una nuova città, altrimenti ricostruiamo altri mostri, e allora è meglio che si rimanga sotto le macerie. Vedete, il Vecchio Testamento con le piaghe di Egitto, di Israele, è in mezzo a noi, perché la storia non cambia, purtroppo non cambia, e quindi il demonio continua a mettere a punto il suo programma. Quando la Madonna è venuta a Manduria, nel cuore del Mediterraneo, voi dovete pensare che storicamente la Puglia, proprio per il dato geografico in cui si trova, è un po' selva di tante regioni, ma è anche il centro, diciamo anche mafioso, con cui spartisce tutto. Questo non è solo un fatto siciliano, ogni regione ha la sua storia. E in Puglia la Madonna che cosa è venuta a dire, dicendo, esaltando le lacrime come lacrime di olio? Che dove sta scritto che la Puglia è la regione del demonio? Chi lo ha detto? E la Madonna è venuta a dire, l'olio serve a me, come è servito a Gesù, e lo faccio elemento delle mie lacrime. Vedete come strappa. Voi pensate che la Puglia è una delle regioni che mischia l'olio buono con tanto olio cattivo. Anche in molte parti, taglierebbero la testa per questo, in molte parti d'Italia all'estero spacciano olio d'oliva per un olio che non è d'oliva, che fa anche tanto male. Allora la Madonna sbaglia e si dice, no, questo olio che è frutto della natura, io lo faccio come mio figlio vuole, è elemento di speranza. Perché quando San Michele viene sul Gargano e dice, terribili est loco insiste, che è la stessa frase che abbiamo sentito ripetere nella celeste verdura, vuol dire che la Puglia è una regione che merita, perché ha un grande progetto. Sono passati 20 anni, gli stessi manduriani non credono. Sono i discorsi che ci siamo fatti nel corso della Quaresima, i pellegrini che vengono da fuori, pregate, gli dico, pregate, perché questi si pensano che tutto così finisce, pregate voi che avete capito, perché questi qua si svegliano la mattina e si svegliano non come quando sono andati a coricare, fateli dormire, e c'è scritto nella scrittura, mangiavano, bevevano, si divertivano, ma continuate il carnevale. Continuiamo. Ieri sera, mentre a casa di Luciana, non so che festa c'era fuori, e alle 4 di notte ancora bordello facevano, dico, ma com'è possibile che non si stanchino? Per il mondo non ci stanchiamo, ma quando dobbiamo andare ad un incontro con la Madonna, che tra l'altro ci fa un grande bene spirituale, ma in mezzo a noi ci abbiamo anche Elisa che è una biologa, può dire che certamente la preghiera ossigena, e quando noi ci incontriamo con Dio, questo ossigeno rinnova tutte le parti cellulari.
Quindi la preghiera ci fa bene anche fisicamente. Il malato di cuore respira meglio. La persona che ha dei problemi fisici veramente sente dentro, attraverso la preghiera, un riciclo, un circuito che si apre, che gli dà una grande possibilità e anche nuova energia, dice Gesù nella Via Crucis. Anime che siete alla mia sequela, vedete un po' se guardare il mio sangue vi infonde un nuovo fervore. Guardate gente, che io ve lo dico con il cuore in mano, vengo da una storia pesante, manduriana, che ancora sono lì a dire vogliamo vedere quando schiatta. Schiatterò perché sono una mortale, forse un po' prima, infatti mi sono cominciata a gonfiare, perché dispiaceri e sacrifici nel tempo, anche il padre che alla sua età, dopo aver sentito tante confessioni, quante volte non che sarà andato a letto, forse non avrà manco dormito, su tante confessioni che ha ascoltato e che certamente gli sono rimaste nel cuore, perché non c'è scoria dei nostri fratelli che non resta attaccata alla nostra vita. Però attenzione, che con le lacrime della Madonna non si scherza, ma non è una minaccia di Dio, quella che noi dobbiamo capire. Dio non ci minaccia, ma ci sta dicendo, poi tua madre ti piange, domani disgraziato sei tu, e forse la cosa più brutta, che non piangerai per te, per il figlio che ti è morto, che è peggio. Perché io penso che la tragedia di questi giorni, anche aquilana, e io ringrazio il Signore, dico meno male che tanti bambini se ne sono andati, o con la mamma, col papà, e che loro sono rimasti lì, i loro bambini là sotto. Ricominciare non è facile, perché è innaturale che il giovane muoia e il vecchio resti. Gli stessi vecchi hanno detto era meglio che il Signore ci portava via noi, e che magari la casa dello studente, no, quella è l'emblema di tutti gli imbroglioni d'Italia. E quel giorno che sono stati celebrati quei funerali, a Dio servono come catechesi vivente, perché questo nostro essere freddi e cattivi, almeno davanti alla morte si fermi e dica guarda, perché la casa di quello è resistita e la casa di quello è crollata? C'è anche questo problema. Allora la Madonna che viene nel cuore del Mediterraneo, è lo stesso messaggio che continua avanti e dietro e cerca di far capire al mondo che non è la mafia che vince, anche se diciamocelo tutto, se ci svuotassero le vene, noi troveremmo nel nostro sangue almeno l'80% di sangue pieno di tossine intorno a noi che abbiamo respirato. Siamo avvelenati. E tante volte quando siamo stanchi diciamo ma sì, che sia così, è lì che succede qualche cosa che noi non vorremmo, l'irreparabile. Ora amici miei, questo però deve essere un incontro di speranza, e però le cose ce le dobbiamo dire in faccia, perché quando le persone si vogliono bene se le dicono in faccia, o no? E io qua per questo sono venuta, non per raccontarvi quante volte la Madonna è venuta, ma chi se ne frega, una basta. O quante volte la Madonna è venuta a piangere, e l'ha fatto l'ultimo mese, diceva prima nostro Paolo, dei pellegrini erano venuti, ma con grande fede. Una cosa che mi ha colpito di questi pellegrini, che loro non sanno, che delle signore anziane si sono partite dall'ingresso di Celeste Verdura, che è pieno di pietrisco, in ginocchio, fino sono arrivati dentro la cappella ai piedi della statua della Vergine Eucaristia, e noi ci siamo tutti guardati, no? Quelli che stavano in cappella hanno detto, però da lì sono arrivati in ginocchio, erano venuti dal Beneventano, forse anche scossi, perché loro i terremoti li conoscono bene. E quando sono entrati abbiamo sentito della gente che ha cominciato a piangere, ma era un pianto di liberazione, tant'è che alcuni dicono, fermi, ho detto, lasciateli stare. Sono venuti qua, quello è un pianto liberazione.
liberatorio, davanti alla Madonna per dire grazie, mo possiamo anche morire. Però quanto è bella quella fede, che è fede che parla. La risposta? Beh, inevitabilmente le lacrime della Madonna. Erano già diversi mesi che la Madonna non dava segni. Eppure questa statua della Madonna immediatamente, già da mesi oramai, si era opacizzata, quindi gli occhi abbastanza diventati come erano prima che iniziasse a piangere, ha iniziato a dare queste lacrime di olio. Dio che risponde. Incredibile! Che cosa meravigliosa! Ma lo sanno gli scienziati questo. E Dio si diverte non con acqua, non con sangue, lacrime di olio, cioè quello che esce da un albero dopo il lavoro dell'uomo che diventa da olivo olio, Dio lo dà direttamente da una statua e ringrazia questi suoi cari figli che sono arrivati lì, ma non perché sono venuti a onorare lei. La Madonna l'onore e la gloria ce l'ha nell'essenza della sua virtù, ma perché si sono fidati quando dice tra i messaggi l'importanza di quel grazie per avermi risposto. È importante rispondere. Vedete amici, quando noi leggiamo i messaggi, forse la parte più importante di quei messaggi resta proprio la parte finale. Grazie cari figli per avere accolto, per avere accettato, per avere risposto di sì al mio Signore che è vostro Dio. La Madonna si fida di noi ed è per questo che il messaggio di Manduria è un messaggio di vita. L'altro giorno ancora hanno sparato degli assessori comunali, perché a un certo punto anche al sud comincia una specie di rivolta contro il sistema mafioso e noi dobbiamo avere paura, dobbiamo avere coraggio. La Madonna loro non l'hanno ancora capito, ma lo capiranno. È venuta nel cuore del Mediterraneo per salvare l'Italia e togliersi tutti questi cancri che perciò noi abbiamo meditato nel corso delle generazioni. Però la Madonna è venuta a dire se l'Italia è in grado, come sarà? Perché la Madonna ha già vinto. Ha già trionfato, ma aspetta la seconda fase, qual è? Quella della corrispondenza al trionfo, che è importante. Perché se non c'è corrispondenza al trionfo, che quale Dio sarebbe nella gioia nel vedere una parte del mondo che muore e un'altra che comincia quasi attonita perché ha ricevuto in eredità questa vita e allora la deve continuare? Alla Madonna è importante la nuova rievangelizzazione. Dobbiamo prendere coscienza di chi è Cristo, ma non con le omelie, non con i libri, che ci aiutano ma non sono tutto. Dobbiamo prendere coscienza che la malattia non è un danno, ma è una grazia spirituale. Questo non lo troviamo nei libri, ma nelle storie di questi bambini che soffrono, vero Andrea? Questi sono i mistici che ci salvano. Questi sono i bambini, tanti uomini e donne che non lo sanno neppure loro, ma stanno con Gesù in croce. Certo, il loro sguardo pulito, angelico, nasconde questa identità di angeli, ma loro sono chiamati dal Signore a essere i polmoni, la novità di questi nostri giorni, perché troppo marcio c'è e occorrono quei polmoni. Lo so, le mamme piangono. È chiaro, però è un pianto di amore, perché il Signore ha prediletto noi e ha detto: figlia mia, figlio mio, dammi la tua famiglia, la tua casa. Noi lasciamo a Dio i tempi della vita e della morte, questo è un altro paragrafo, però queste sofferenze che ci portiamo dentro hanno un senso.
Altro che quello che dice il mondo o la politica, perché sbagliano le previsioni, in quanto non sanno neppure loro, ma Dio li piegherà su loro stessi. Li voglio vedere. Ad agosto la Madonna ha annunciato un'altra crisi forte, nel tempo del mese del padre, e sarà dentro un weekend, quando se ne vanno alla vacanza. Andate, continuate, continuate, crollerete, ci incarterete le uova con i soldi, ed è la grazia più grande della storia, come poche volte si è visto, che coi danari non possiamo comprare più niente. Benedetto sia quel giorno in cui il danaro non avrà più valore. Smetteremo di fare le guerre e smetteremo di torturare gli altri solamente per il fatto che in casa loro c'hanno diamanti o c'hanno petrolio o c'hanno quant'altro. Il tempo è finito, solo che il dramma della nostra storia è che il male non si arrende, e chi non vuole arrendersi a Cristo, alla sua signoria, alla sua altissima potestà, come diceva Giovanni Paolo II quando andò in Sicilia, fermatevi davanti alla santissima potestà di Dio. Chi si arma e uccide, una volta subirà il giudizio, anche tu creperai come hai fatto crepare gli altri. Non pensare di scappare, ma il Signore attraverso Giovanni Paolo II non lo diceva solo a quei mafiosi, perché i mafiosi stanno dappertutto, a Roma, anche a Bolzano. I mafiosi non sono persone strane, sono quelli che si sentono furbi, che sfruttano il potere della gente, il potere del non potere, cioè quello che la gente dice, ma noi crediamo in questo e in quello. Loro lo sfruttano e assoggettano i popoli. Allora, non pensiamo che la Madonna è venuta a fare la rivoluzione nazionale, anche, perché è tempo che ci sia, ma non una rivoluzione dei sindacati. Ci vuole una rivoluzione di fede, perché è la fede che salva. Nei libri Gesù dice, quando gli è chiesto, Signore, ma dove vuoi che noi arriviamo? Dove dobbiamo arrivare noi? Partiamo da Manduria, un piccolo paese del sud, combinato così, ma dai Signore, è proprio cattivo gusto. E Gesù dice, povera figlia mia, come non capisci? Perché la sua è una logica diversa, la fede di una sola salva il mondo. Questa dimensione ce la dobbiamo riappropriare. In questi giorni in cui voi avete visto, hanno fatto anche Bachita. Che bella storia. Lei non era cristiana, però quando ha sentito chi era Cristo, nei suoi discorsi, gli è sembrato normale. Ah sì, ha detto, allora questo è Dio. Perché lei da schiava era abituata a ragionare così. Ma cari fratelli, in questi giorni in cui contempliamo anche la vita del Grignon del Montfort, c'è proprio la novena in corso in questi giorni, lui parla della schiavitù a Maria. Io vi prego di tornare, ve lo dico con il cuore da Manduria, a rivedere questo trattato alla Madonna più grande, più bello, storico e importante che sia stato mai scritto. Lui parla della schiavitù a Maria. In questo tempo di schiavi è importante riappropriarci della dimensione della schiavitù a Maria. Quando la Madonna dice al mio cuore immacolato è stato dato il ruolo salvatrice del mondo, a questa frase, mi dispiace cari fratelli, dobbiamo tutti mettere il punto. Poi vogliamo fare le filosofie, vogliamo fare gli incontri di teologia, gli incontri con le... facciamo quello che ci pare. A questa frase c'è un punto. È il suo cuore che salverà il mondo. Allora da qui ci proviene questo richiamo. Se credete in questo, attraverso di voi il mio cuore avrà potere. Intanto la Madonna vi benedirà. E nelle vostre famiglie, dovunque fate passare l'immagine, l'olio, la preghiera, le lacrime che il Padre prima ha pregato con voi,
La padrona dice: voi non preoccupatevi, fatelo, obbeditemi. Non è dato a voi di giudicare o di filosofeggiare. Non avete questo altissimo pensiero. Ubbidite, il popolo di Dio obbedisca a Dio. Se noi obbediamo a Dio, allora vediamo anche Andrea o tante altre creature. Non per Andrea e le creature come Andrea, che guariscono, ma non per loro, per gli altri. E noi pregheremo questa sera tutti insieme per Andrea. Perché la Madonna può fare questo, sempre che le nostre malattie, al contrario, non siano invece un progetto di Dio, che faccia più bene la malattia che invece lo star bene. Perché c'è anche quella possibilità, diceva Padre Pio, che il malato salvi di più che quando è sano. Allora, amici miei, si era sbagliato Padre Pio quando disse: verrà questo tempo di scannatori perfetti? E quando diceva ai suoi figli spirituali: il tempo dei macellai nella chiesa in cui strazzeranno il corpo di Cristo, ci vergogniamo di questo? No, se noi ci diciamo queste cose per avere la consapevolezza non del giudizio ma del grido accorato di Gesù che ci dice: ho sete, non vedete che sto morendo? Non è con un programma di pastorale sociale che salvi il mondo. L'hanno fatto i comunisti prima di te, parroco, vattene un po' di russere, ti fa la catechesi. L'hanno fatto i comunisti prima di te e non ci sono riusciti. E il fallimento dei comunisti con le loro opere sociali è davanti a noi. Ma se la tua opera sociale è ricca della vita di Cristo, allora è un altro fatto. Allora è Gesù che salva, non il campo di calcetto o l'offerta alla gente. Perché non è l'offerta che ti cambia la vita. Che cosa può cambiare ad un operaio che è cassa integrato se gli dai la spesa per un po'? Non lo aiuti a maturare in Cristo. Anzi, lo sai che ti dice? Quelli preti sono così ricchi che mi danno pure le cose in più. Non lo educhi, non c'è pedagogia di Cristo e resta l'analfabetismo. Ma è un caso che la Madonna sia venuta a Manduria, questa terra, la Puglia, la terra dei santi, come Vergine Santissima dell'Eucaristia. L'ha perduta la fede. E quest'anno il Signore ci ha detto: non ne voglio più le vostre manifestazioni. Non le voglio più. Quelle che noi facciamo e ci vantiamo tutti al Venerdì Santo che escono queste magnifiche statue. E io voglio ricordare, abominio degli abomini, nel Tarantino le statue sono mandate all'asta, solo chi paga le può portare sopra. È un fatto, è una tradizione. Poi c'è chi accetta, c'è chi no. Io personalmente non lo accetto, perché credo che non sia un modo di parlare ai giovani. E quest'anno però questo fatto di queste bare, di questo parlare, perché se Dio parla in cielo, in terra, dappertutto, ci ha parlato ultimamente. Non ci scuote la coscienza davanti a questi fatti? Quando la Madonna ha detto: Dio è pronto a salvare il mondo con gli effetti della tua misericordia, non dobbiamo dimenticarci che questi prevedono anche quelli della giustizia. Perché non è la misericordia di un uomo che diventa buonismo, fanaticaggine, ma è giustizia perfetta di Dio. Quindi Dio, se decide di fare qualcosa a qualcuno, lo fa con un senso di giustizia e di libertà infinita. Allora, cari amici, la Madonna ha detto: al mio cuore immacolato soltanto è stato dato questo potere di liberare il mondo da Satana. Questo è il nostro male. Poi chiamatelo sociale, chiamatelo politico, chiamatelo come vi pare. So solo che Satana, dove entra, crea un inferno. E quando Paolo VI giustamente ha ripreso questa frase parlando del fumus diabolicus, diceva giustamente, guardando a certi episodi conclamati e chiari, che certe cose sono assurde che accadano, eppure accadono
eppure tante volte le applaudiamo. Ora adesso la Chiesa, amici, è in un processo di forte purificazione. La Chiesa ha bisogno di noi. Dio ha chiamato la Chiesa ad una forte tribolazione. I sacerdoti in molte parti, anche in Italia, anche se noi adesso pensiamo che così non è, come non lo sapevamo il giorno prima del terremoto, dello tsunami o di quant'altro, perché l'uomo non può prevedere, anche loro saranno tremendamente perseguitati, perché il demonio troverà un nuovo modo di incarnarsi negli uomini, che non si chiamerà Napoleone, si chiamerà modernismo, relativismo, tutto quello che ti ammazza senza usare le armi. Allora, cari amici, la Vergine dell'Eucaristia a Manduria non vuole niente per lei. Quello che c'ha è una semplice cappella, veramente facciamo pure fatica. E spesso pensiamo come sia triste vedere un'apparizione che ha fatto tante grazie a tutto il mondo, vederla così povera, così, però forse quello è un mistero. Noi siamo riusciti appena appena a costruire un albergo, appena appena. Per qualche pellegrino i sacerdoti che arrivano, perché arrivano nel corso del mese, dei mesi, perché vengono a fare dei veri ritiri spirituali a Manduria. Se ne vanno, fanno digiuno, stanno lì con la Madonna, senza liturgie, senza niente. Cuore a cuore, silenzio a silenzio. Ci sarà un motivo per cui la Madonna da quasi 20 anni ha detto: vi prego, le mie lacrime salveranno l'Italia. Ora amici, io sono certa che avete ascoltato anche abbastanza intensamente e che sapientemente, intelligentemente saprete applicare questo messaggio alla vostra vita. C'è tanto da fare. Molto. E non vuol dire solo portare una statua o un'immagine a qualcuno. Spesso dietro quell'immagine scatta un processo di solidarietà e di apertura del cuore. Vedete amici, il cristiano non nasce come isola, ma nasce come comunità. È voluto da Gesù per dare se stesso a qualcheduno. Quindi intanto il fatto che entri la Madonna in una casa che sia onorata è già un fatto che rompe gli schemi della società. Io prego tutti i giorni e dico: Signore, ho paura delle grandi calamità, ma la più grande calamità è questa, della grande invasione islamica, quella mi fa più terrore personalmente, e dico: quel giorno la forza ce l'avrò per dire: Signore mio, Dio mio tutto. Siccome non è molto lontano, perché si sono messi in testa di realizzare questa cosa e c'è chi sta aspettando di sfruttare fino in fondo la crisi. Vedete, nel cinismo di questo mondo c'è chi sta usando la crisi anche per fare anche loro i loro soldi. Anche perché mi chiedo, quando uno dice tutti i giorni: dove sono i soldi? Sono perduti a Wall Street tanti miliardi. Insomma, dove vanno questi soldi? Cioè, io ho perso 10 euro a casa, qualcuno li troverà, no? Questi soldi spariscono miracolosamente. C'è anche in questo un senso ancora più profondo. E quindi dall'altra parte questi soldi se li intascherà qualche d'un altro. E l'unica paura è questa, che mentre l'Occidente sta dando di testa, perdendo e abbandonando la fede totalmente, ci sia un'avanzata asiatica di quelle talmente impressionanti, ma talmente vaste, che chissà quale grande pubblicità ci vorrà per farci destare in tempo utile, cari amici. Oggi già non lo sappiamo, intorno a noi è tutto cinese, tutto
tutto al timbro, fin qua ci sta bene, perché pensiamo che comprare e vendere tocca solo il lato sociale, mentre invece voi, noi non abbiamo capito che loro hanno preferito lavorare senza fermarsi mai, perché nella testa gli hanno detto: tra poco voi comanderete il mondo. E noi ci compriamo con 5 euro la maglietta, diciamo: che bravi, con 5 euro non compri niente. Infatti, dentro le 5 euro ti sei giocato pure lo stato e la casa, perché quelli dall'altra parte, oltre allo sfruttamento, ma sono come costituzione mentale, sociale, politica, di fare sacrifici anche per lo Stato, e loro lo sanno che tra poco governeranno dappertutto. Le lacrime della Madonna di sangue ci proteggano, fratelli, e ci aiutino, anche quando ci diranno che queste cose sono cose dette dai pazzi. Uccidete la pazza e non li sentirete più, ma non basterà, perché queste cose Dio le farà suscitare ancora e le farà dire ancora 100.000 volte, perché la verità di Cristo non muore con chi lo uccide. Ora, amici, io con voi vorrei terminare questo momento di incontro, che è di preghiera, di ascolto, di trasferimento di idee, di meditazioni. Fa bene meditare. Adesso, dopo la Passione, la Pasqua, ci stiamo avvicinando al mese di maggio. Come sarebbe bello far entrare la Madonna nelle case, ma io dubito, ogni anno di queste cose, dubito che ci saranno tanti coraggiosi. Però qualcheduno c'è, vero o no? Di quelli che se ne fregano e dicono: io ho visto la mia Madonna con il manto delle rose, e chi vuole vuole. E credetemi, spesso questa tecnica vince, perché come dire, uno si impone con dolcezza davanti ai ni, ai so, ai ma, e quindi: ma sì, perché stai pensando, dirla una preghierina, vedrai che ti passa tutto. E intanto gli fai dire una preghiera, e neppure immagino una persona quale grande immensità gli verrà da quella preghiera. Allora io spero che queste meditazioni ci occorrano come un piccolo ritiro spirituale a immagazzinare di questo tempo mariano, anche perché è un anno molto forte questo, no? Anche il tempo dell'anno venturo, la Madonna ha detto, sono colpi forti in cui il demonio vedrà ancora di più, con il suscitare di tante cose anche contro la Chiesa, con leggi morali, no? Non pensate che quando una legge non viene accolta, o il demonio non ne proponga una peggiore, ecco. Quindi è furbo quello, Non pensiamo che si è già, dopo il fatto di Eluana, quindi la proposta di che non l'abbia ottenuta, che il demonio si sia arreso. No, no, ne sta già organizzando un'altra di storie. Quindi, amici miei, è una battaglia, siamo in piena battaglia, come quelli di Lepanto. Solo chi tiene il rosario nel cuore, cambiando vita, si salva. Mi dispiace dirvelo, ma è così. Quello che dico a voi lo dico a mio figlio, a mio marito, nella mia casa: ragazzi, io dico in dialetto, vagnù, non scherziamo, senza rosario non ci salviamo. E allora non solo ci deve essere dentro di noi questa proprio certezza, consapevolezza, che nessuno vi abbia a togliere, perché questo ci viene non solo dalla tradizione, ma dalla storia. In tutte le apparizioni la Madonna è apparsa con il rosario, e quando lei ce lo ha fatto vedere, ora di perle, ora di cristallo, a secondo il messaggio che rivelava, era per farci capire che questo era uno strumento prediletto da Dio, perché nella ripetizione non sterile ma amorosa di queste frasi, di questo nome santissimo di Gesù e Maria, noi miriamo alla testa del demonio e gli spacchiamo le corna. Tutte le volte che diciamo Ave Maria, boom, Ave Maria, boom, lui riceve una botta, una dietro un'altra.
un'altra. E così, amici, credetemi. Infatti il muro di Berlino mica è crollato solo perché è crollato, perché con tutte le botte che la Madonna gli ha dato da tutte le parti, non ultima la voce altisonante di Giovanni Paolo II, gliel'ha proprio spezzato a terra il muro. La Madonna dice: con Manduria punto alla Cina. Questo è stato uno dei messaggi iniziali. Dice: se da Fatima puntavo alla Russia, che ancora è viva e regge, pare, e ancora è al ricorso degli armamenti, io ve lo vorrei ricordare, no? Quanto più i cristiani possono dire, con la scusa di partecipare al ruolo del trionfo di Maria, io miglioro la società, perché chi prega innanzitutto ha una luce diversa. Me lo dicono i tanti giovani che quando fanno le tesi all'università scrivono alla Vergine dell'Eucaristia, alla mia famiglia, agli angeli che mi hanno ispirato. E vedere questi ragazzi che fanno i trattati sulla filosofia, sull'antropologia, sui problemi della storia di oggi, dedicando alla Madonna questi testi, beh, un po' mi passano i brividi nella schiena e dico: ecco, qualche cosa si è fatto. Allora, amici miei, sono sicura che questo pomeriggio che stiamo trascorrendo insieme non è un pomeriggio inutile, è un pomeriggio che chiediamo perdono alla Madonna se lo abbiamo fatto passare anche troppo attraverso le nostre parole umane, però è giusto dare l'accento alle cose che servono. Poi ci diciamo anche le cose che ci fanno più piacere, cerca i miracoli, i profumi, le grazie, anche quello è importante, perché quando qualcuno mi dice: perché non sei buddista? Perché ho visto la Madonna. E quando mi dicono: perché sei cristiano? Perché ho visto che i miracoli di Cristo fanno camminare e quelli degli altri no. Cioè, è una forma pratica. Quindi noi, se crediamo nella Madonna, in Gesù risorto, nella Vergine dell'Eucaristia, dobbiamo dargli la voce, e la voce è la nostra, le mani sono le nostre, ma lo spirito è suo. Non dobbiamo annoiarci e non dobbiamo neppure spazientirci, perché spesso siamo fatti così. Quando non vediamo il risultato, subito ci diamo a gambe: uffa, non funziona. Ma la Madonna ha detto: è un atto di fede, cari figli. Allora, come dice Luciana, che da buona trentina, una capadossa di quelle, che quando decide, anche se gli incontri non si devono fare, lei li fissa perché crede nella forza di questo contatto con la Madonna, siatelo anche voi, di roccia, di pietra. Uè, la Madonna mi ha detto così, io devo fare così. Bene. Sia lodato Gesù Cristo.